corda originale, ma questa è la corda che mi è stata offerta dal sindaco l'anno scorso, nell'anno della pandemia, in rappresentanza della corda che non si è potuta dire estendere. Le ali degli angioletti dei bambini praticamente che avevano seduto in questi giovinetti, no? Questi invece sono gli angioletti degli anni 50, perché poi sono stati rifatti. Un'area dedicata all'arte della carta destra, perché venivano praticamente riprodotti attraverso tutti questi stampi. Penso che la città avesse bisogno veramente di una esposizione stabile che consentisse ai turisti, ai visitatori, ma anche ai tanti ragazzi, alle scuole, di poter raccontare questa che è la tradizione più importante della nostra città. Insomma, una serie di sinergie che hanno consentito di unire il patrimonio comunale a tutto quello che invece è stato raccolto dai privati per dare finalmente spazio alla cultura, che diventa una componente, in particolare questa esposizione, di una identità che vogliamo dare all'intero Palazzo della Cultura, quindi al Palazzo Cultura dedicato a Antonello da Messina. Sì, è stato inaugurato il 10 di agosto e da questo momento verrà inserito finalmente in un tour guidato all'interno della nostra città, da offrire ai visitatori, ai turisti, ai croceristi, ma anche alle scuole durante l'anno scolastico. Sarà visitabile sabato e domenica 25 e 26 di settembre nella mattinata dalle 9 fino alle 12:30. Volevo sottolineare che non è soltanto un'esposizione di oggetti, ma è anche una esposizione storica guidata, nel senso che si parte dalla costruzione di questo carro trionfale nel 535 della venuta di Carlo V, raccontando tutto il significato simbolico praticamente legato all'assunzione di Maria in cielo.